Assessore Magnacca, lei ha aperto l'Abruzzo Economy Summit. Ecco, quali sono le sfide più importanti che attendono l'economia abruzzese? L'economia abruzzese è chiamata a fare scelte importanti così come il resto del paese in realtà. Deve scegliere se abbandonare il consolidato modello industriale che ci ha consentito di essere una delle prime regioni del Mezzogiorno in termini di PIL e di ricchezza e abbracciare le nuove sfide che sono soprattutto quelle della transizione ecologica e della transizione digitale. L'Abruzzo ha puntato moltissimo sulla capacità di innovazione e di spinta tecnologica delle aziende e della regione nel suo complesso considerata, perché considera la digitalizzazione uno strumento di ottimizzazione dei processi produttivi. Ha anche abbracciato la sfida della sostenibilità ecologica, ma con grande senso di buonsenso, con grande praticità, con grande concretezza e, consentitemelo di dire, anche con grande maturità, rilevando nell'immediato quelli che sono stati i primi effetti di questa ideologia eccessivamente accelerata, a volte anche folle, sulla elettrificazione ad esempio dei motori degli autoveicoli che costituiscono l'ossatura della nostra economia. Quindi registriamo la situazione di difficoltà di questo comparto e lavoriamo di concerto con il ministro Urso e con il ministro del lavoro Calderone non solo per proteggere in questo momento i livelli di occupazione di questo settore, ma anche nell'attesa di incentivare la ripresa che certamente ci sarà, perché abbiamo tutte le competenze, le risorse anche umane per poter vincere queste nuove sfide. Nel contempo abbiamo dei settori importanti come la farmaceutica che trainano l'export e ci permettono ancora di fare numeri importanti, o ad esempio la moda che, pur vivendo nel suo complesso del paese Italia momenti di difficoltà, continua ad essere un settore molto attrattivo dei grandi marchi, proprio la moda abruzzese. Quindi siamo fiduciosi, sapendo che la crisi che viene registrata è una crisi congiunturale, e se staremo tutti assieme in una grande e solida alleanza di istituzioni, sindacati e mondo imprenditoriale, mondo dell'università e della scuola, sapremo vincere anche questa sfida.